much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more, so I can go until I blow up, eh, and I can drink until I throw up, eh, and I don't ever ever want to grow up, eh. I wanna keep. Bike Show TV, adesso è Talk Show. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Bike Show. Questa sera siamo sempre qui in questa bellissima location, siamo a Memorabilia, siamo ad Agrate Brianza, quindi in una location unica. E salutiamo subito questa sera i nostri ospiti, la grande campionessa di ciclismo fuoristrada, Rebecca Gariboldi, buonasera. Buonasera a tutti. Poi abbiamo Samuele Porro, campione anche lui mountain bike, marathon ma anche cross country. Buonasera. Più marathon però, giusto? Sempre marathon? Sì, ultimamente mi dedico più alla marathon che al cross country. Poi salutiamo un altro campione, Alessandro Barbero, BMX, freestyle e tanto altro. Buonasera e grazie mille di questo invito. E poi il nostro ospite fisso oramai, Andrea Schiavone, fisioterapista. Ciao Andrea. Ciao Danilo, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Bene, siamo pronti anche per questa puntata nuova. Io partirei intanto, facciamo per cavalleria con Rebecca. Recente hai iniziato a correre in ciclocross in questo weekend, giusto? Il debutto stagionale? Sì, sì, è stata la prima gara di ciclocross della stagione, diciamo un po' particolare, nel senso che non sono state sicuramente le condizioni solite a cui siamo abituati a correre nel ciclocross, infatti 30 gradi, polvere, eccetera, però sì, è iniziata questo weekend la prima gara e è andata anche bene, quindi speriamo di continuare così. Debutto in Svizzera, giusto? È stato? Non qui in Italia? No, era sì, la prima gara internazionale in Svizzera del circuito delle KZ Cross Tour e sì, diciamo che anche le partenti, cioè il livello era già bello elevato, quindi sì, sono arrivata quarta alla fine, sono contenta, sì. La tua stagione com'è improntata, Rebecca, a livello agonistico? Diciamo che quest'anno è improntata un po' sulle gare che diciamo fanno. 2019. Diciamo che solitamente invece è improntata bene o male che d'estate, corro circa da maggio fino a luglio e mixando un po' cross country fino all'anno scorso e strada, invece quest'anno sarebbe stata improntata correndo più gare marathon perché nel mio nuovo team il calendario si pensava di orientarlo più su gare marathon. E poi solitamente appunto stacco a inizio agosto per poi riprendere con le prime gare di ciclocross da settembre fino a fine di febbraio e fare il secondo stacco a febbraio e continuo così. E parlando di marathon, qui abbiamo Samuele specialista ormai delle marathon e delle grandi gare anche a tappe marathon, perché come la Cape Epic, adesso recentemente la Swiss Epic, giusto? Sì, corretto, è stato diciamo il primo grande evento di questo anno un po' particolare post-Covid. È stato, sì, io come organizzazione è lo stesso management della Cape Epic, quindi un format di altissimo livello. Anche i partenti, comunque c'era un gran parterre. Una gara veramente bella, panorami fantastici, anche col meteo c'è andata benissima, diversamente da come era stata la passata edizione. Tutte giornate fantastiche, che sulle Alpi è veramente importante. Ed è andata anche bene perché io in coppia con Fabian, per la prima volta tra l'altro, la prima volta che corriamo assieme, abbiamo fatto un secondo posto assoluto che ci soddisfa parecchio. Beh, dietro a Schurter, quindi a Nino, che si conferma sempre leader anche in queste gare. Sì, Nino è un vero campione a 360 gradi, ha dimostrato più volte anche alla Cape Epic che riesce a destreggiarsi anche sulle lunghe distanze. La Swiss Epic, diversamente da quello che è la Cape Epic, è leggermente più corta come distanze, ma delle tappe massimo di 3 ore e mezza, se non erro, quest'anno. Però è comunque una disciplina completamente diversa da quella che è la disciplina olimpionica, che è il cross country. Nino è veramente forte, in coppia con Lars, è un corridore molto completo che riesce appunto, come dicevo, a vincere anche le marathon. Qui invece passiamo a un'altra disciplina, perché Alessandro, invece tu sei recente vincitore
del campionato italiano, giusto? BMX Trial. No, freestyle. Freestyle, scusa. Freestyle. Freestyle. Sì, terzo anno consecutivo, tra l'altro. Sei giovanissimo adesso, eh? Sì, esatto, ho 37 anni, però. E hai bacchettato tutti i giovani. Quest'anno voglio bacchettarti ancora di più. Perché io mi sono più diventi vecchio. È il terzo titolo italiano che vinci? Sì, ufficiale, da quando siamo passati a livello federale sotto luci, quindi da pochissimi anni, anche perché è diventato sport olimpico anche il BMX freestyle, tra l'altro. E beh, poi adesso questo è completamente per noi uno sport nuovo, da quando ci siamo visti l'ultima volta, Danilo. 10 anni fa quasi. Esatto. Anche perché, vabbè, le gare si strutturano in modo diverso, c'è una preparazione diversa, è diventato molto impegnativo. E tu hai vinto tante gare a livello internazionale, perché poi eri uomo ufficiale anche da Red Bull sì, Red sì, Bull sì, a livello mondiale, quindi com'è che è questo mondo? Io sono passato da, circa 10 anni fa, se ti ricordi bene, ho corso per un sacco di brand major come Red Bull, Fiat, Vans, Oakley. C'erano un sacco di progetti ai tempi in cui prendevano un atleta per action sport, quindi come si parlava di snowboard, di freestyle moto, di skateboard. Questa cosa qua adesso ha cambiato un po' le carte in regola, anche perché da quando siamo passati sotto a livello federale è cambiato un po' questo, ecco, corro un po' per i brand che comunque ci supportavano, non corriamo per team come fanno gli altri ragazzi, quindi siamo tutti atleti individuali, però alla fine anche non posso assolutamente parlare male della federazione che mi ha supportato ancora quest'anno. Ma c'è nel cammino olimpico. Ma c'è il sogno olimpico purtroppo è svanito. Svanito. Grazie anche un po' al Covid, ma purtroppo ci sono solamente 8 posti alle Olimpiadi. Quindi 8 nazioni, 8 persone, più la wildcard giapponese, basta. Quindi è stato difficile, è molto per noi difficile provarci, però ci abbiamo provato. Bene, io sarei pronto col primo servizio e andrei a vedere le immagini della gara proprio che hai fatto ieri, quindi in Svizzera. Andiamo con le immagini del ciclocross. Und dann haben wir noch die Essen, zum Schluss die Schweizer Meisterschaften in Hittenau. Also das ist mit 34 Jahren. Alles bereit jetzt also für den Start und los geht es in dieses Rennen rein, die Elite-Frauen, sie starten, es wird nach 2 Runden dann entschieden. Jetzt geht es in die erste Kurve, die ist relativ heikel, es geht über die Wiese und dann Lage bringen will für den späteren Verlauf des Rennens. Wir haben Rundenzeiten gehabt, was werden wir bei den Frauen sehen? Ich denke, es wird irgendwo 6, 10 rum sein. Aber im Rad quer. Mal schauen, wie sie da mithalten kann. Jetzt ein technischer Teil, der erste schwierige Teil. Jetzt sind wir bei der Hürde. Bei der Frau stehen wir alle ab. Wir Brandau schließt auf. Ja. Tempo auf diese Treppenpassage zu, auch hier. Da musst du absteigen. Da steigen auch die Männer ab. Da steigt jeder ab. Sie nehmen zwei Leute auf die Schulter. Ist die Schweizerin gleich vorne weg. Das sieht super aus. Und Nico Koller hat sich auch wieder können absetzen von der Elisabeth Brandau. Den Verfolgerinnen gegenüber. Großen Namen wie Sophie de Boer, Lynn Buchki, auch sie. Jetzt muss sie da überrunden, kann aber gut draussen durch den Schwung mitnehmen. Also da sind viele in 40:23, das war die letzte Zwischenzeit, da kommen noch einmal ein paar Minuten dazu. Dann haben wir irgendwann dann eine Zeit von 46 oder 47. Mal schauen, wie schnell sie sein wird. Genau so, sie gewinnt es zum zweiten Mal. Ja, Elisabeth Brandau, die Siegerin der EKZ Cross Tour zum Auftakt der Radquersaison für sie. Sie hat es probiert, aber Elisabeth Brandau ist einfach in der Anstieg. In der letzten Runde auch schneller als Brandau. Nicole Göldi, die 17-jährige Rebecca Gariboldi. Ja, die Italienerin hat doch schon ganz viel Zeit verloren im Vergleich zur Besten, zu Elisabeth Brandau. Das ist über eine Minute. Stelle und Nicole Göldi an dritter Stelle. Das ist, wenn man das zusammen. We'll be right back.
Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. E abbiamo visto il servizio del ciclocross. Allora, intanto raccontaci com'è stata la gara, visto che è la prima gara, sensazioni? Allora, diciamo che prima della gara non sapevo bene cosa aspettarmi, perché comunque sì, la prima gara della stagione è sempre un po' un punto di domanda, sia verso te stesso che verso gli altri, perché sì, gli allenamenti sono stati fatti e tutto, però ecco, diciamo che poi sulla pratica bisogna sempre vedere. E in più quest'anno, con questa storia del Covid, comunque è stato molto particolare per tutti, quindi mi sono andata a confrontare con ragazze che hanno già corso parecchio all'estero. Invece per me era solo la seconda gara, perché il weekend prima ho corso alla Gran Fondo di Monselice, e quindi sì, ecco, non sapevo bene cosa aspettarmi su una tipologia di gara di cross che è da fare a tutta, dall'inizio alla fine, 50 minuti proprio a bomba. E in realtà devo dire, stranamente, sensazioni, non la fatica brutta che si fa la prima gara, ecco. Buone, quindi una fatica positiva, diciamo, quindi sono contenta. Poi con un livello di avversario comunque ottimo. Sì, no, il parterre era davvero alto. Ottimo, proprio perché era l'unica gara, la prima gara di stagione di ciclocross internazionale, poi, quindi arrivavano un po' da tutta Europa, e sì, c'era anche ragazze che sono state campionesse del mondo, piuttosto che vincitrici di circuiti di Coppa del Mondo, eccetera, e quindi sì. Livello alto. Sì. E qui volevo parlare con Andrea. Andrea, stavamo parlando con i ragazzi, con Rebecca, il fatto del Covid, il dopo lockdown, a livello psicologico, anche diciamo il lavoro anche tuo come fisioterapista, visto che poi Samuele è uno degli atleti che segui anche, giusto? Sì, sono onorato di seguire un atleta come Samuele, che è un grande campione, quindi per me è un onore lavorare con atleti così. Ma oltre al livello psicologico, io credo che anche il livello fisico sia importante, anche perché io ho visto fare grandi sedute di rulli da atleti, e richiede una grande attenzione, perché i rulli portano poi a scompensare la postura, e quindi il mio consiglio era: ok, esageriamoci, ma non esageriamo, e soprattutto integriamo con dello stretching, perché poi non entro nei dettagli, ma è molto importante non destabilizzare la postura, anche perché sul rullo pedali fisso, quindi i tuoi muscoli non vengono sollecitati, e poi vai in strada e rischi di avere problemi fisici, con conseguenti problemi psicologici, perché poi se un atleta ha un problema è una grossa difficoltà. Secondo me molti atleti hanno accusato un po' lo stress, diciamo, a livello psicologico, la paura, la tensione, perché il periodo non è stato sicuramente facile, ancora adesso c'è ancora molta molta tensione. E io penso, chi fa fuori strada ama la natura, ama il verde, andare nei boschi, soprattutto chi fa mountain bike. Fare il lockdown in casa con i rulli chiusi così, com'è? Vabbè, semplicissimo, è bastato mettere i rulli in giardino e sembrava di... No, scherzi a parte, è stato un periodo veramente difficile, perché sì, oltre a quello che giustamente dici, siamo abituati all'aria aperta, siamo abituati a stare magari nei boschi, ma è stato veramente difficile sotto il profilo mentale, perché un atleta è abituato a vivere di obiettivi, quindi sa che deve prepararsi per l'evento, però sa quando è l'evento. Il problema di questo lockdown è stato proprio questo continuo posticipare la ripresa. Quindi per noi è stato veramente, almeno io personalmente ho sofferto parecchio questa cosa. E sì, chiaramente i rulli, non penso che a nessun atleta piaccia fare i rulli. Ma li hai messi veramente in giardino? Chiaramente, sì. Almeno prendevo il sole. Che invece com'è stato? Ma allora, devo dire che quando è iniziato il lockdown io ero nel pieno del mio riposo post stagione di ciclocross, quindi comunque nel mio piano non c'erano degli obiettivi a breve termine. Non ti ha scombussolato, quindi. Quindi devo dire che tra tutti non sono stata impattata più di tanto, però devo dire che dopo una settimana di rulli, quando ho ripreso, ero veramente KO già. Però ti ho visto fare da trainer, da persona trainer, a un corridore, che salutiamo intanto Davide. Sì, giusto? Sì, sì. Perché vedevo, io seguivo le dirette, c'era sempre, a parte le dirette che facevamo anche noi ogni tanto, proprio per, diciamo, svagarci un pochino e tenere un po' il morale alto, quindi anche con Andrea abbiamo fatto dei collegamenti così, però seguivo le vostre
vedevo le dirette. Davide si impegnava molto, eh? Eh beh sì, diciamo che ha dovuto anche partecipare sia sì, al Giro d'Italia virtuale eccetera, quindi una serie di appuntamenti diciamo non usuali, però comunque dai, degli obiettivi, dei piccoli obiettivi c'erano. Poi come squadra hanno anche vinto il Giro d'Italia virtuale, quindi sì. Ho visto che c'è stata la premiazione, la festa a casa sua, giusto? Sì sì, a casa sua, però lì quando ovviamente il lockdown era già finito e... Ho visto i tifosi tutti sparsi lontani, uno per angoli, vicini, probabilmente erano i vicini. Te come l'hai vissuto invece, Alessandro? Io sono anni che viaggio, tu sai, perché a 37 anni ho vissuto parecchio negli Stati Uniti, quindi per me è stato incredibile non viaggiare. Stavo per partire per gli Stati Uniti, non avrei mai più pensato che gli Stati Uniti venissero colpiti come sono stati colpiti, e c'è stata quella settimana in cui ho detto, io parto, forse sarà succede qualcosa, e grazie a Dio sono rimasto a casa. E poi mi sono preso cura di casa mia, che erano esattamente 15-16 anni che non davo il bianco. Buttato giù un muro, ho messo un po' di cose a posto, mia madre ha gridato al miracolo, che secondo me... E non solo a casa tua, però. In tante altre case, penso. Mi sono sempre un po' allenato, io un po', avendo un parco privato, anche se era consigliato, io un po', il nostro sport è troppo... c'è troppa memoria muscolare, quindi un pochettino serve. Andavo comunque, esatto. L'ho passata abbastanza bene, devo ammettere che, io vivendo a Ceva, per... in provincia di Cuneo, che sono 5.000 abitanti, che potevo avere un po' di libertà, sì, l'ho vissuto. E poi vedremo le immagini. Che si riprenda in fretta. Scusate. Certo. Adesso intanto andiamo a vedere invece le immagini della Swiss Epic, quindi con Samuele protagonista, andiamo con il servizio. Thank you.
welcome to the Swiss Elite 2020 Graubünden. It's a great day here in Arosa. It's the third stage. I hope you're going to have a lot of fun. Take care. Good luck. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Abbiamo visto le immagini, Samuele. Intanto immagini spettacolari perché luoghi bellissimi, paesaggi stupendi. Mentre corri sbirci o non riesci? È un po' difficile. Guarda, onestamente io il giorno che preferisco delle trasferte, che siano gara tappe o soprattutto negli eventi singoli, è quando arriviamo a provare il percorso. Perché lì davvero ti godi il paesaggio, il percorso e tutto quanto. Però in gara è veramente difficile, anche perché devi guardare tanto per terra nella mountain bike. Cioè i vari ostacoli che trovi, che siano radici, sassi, curve strette. I panorami no. Qua abbiamo visto una grande gara quella di Rob Steiner, perché secondi comunque dietro a Nino e a First è tanta roba. Sì, siamo decisamente soddisfatti di quella che è stata la performance in una gara di così alto livello, anche perché è stato molto difficile per noi presentarci pronti alla partenza. Essere competitivi subito. Sì, il resto dei partenti aveva già parecchie corse nelle gambe. Noi abbiamo fatto un training in altura a Livigno, ci siamo allenati tanto assieme, ma comunque è un'altra cosa. Sì, perché in Svizzera non hanno bloccato completamente come da noi. Hanno bloccato, ma diversamente. Diciamo, sicuro, le regole leggermente. Si allenavano, diverse. So che si allenavano. Si allenavano, ma soprattutto avevano ripreso le competizioni prima di noi, sicuramente. E in Repubblica Ceca prima ancora, come la terza coppia. Corsi? Pietraie. Era la mountain bike, quella che piace a me, perché pietraie. Dimentichiamoci che mountain bike vuol dire bici da montagna. Lì erano percorsi non artificiali. Naturali. Abbiamo visto dei pezzi. Anche dell'artificiale, ma non dimentichiamoci che gli svizzeri sono i pionieri dell'artificiale, quindi dei bike park, di tutto quello che è. E si vede la differenza, sono veramente capaci di costruire. Guidare su questi percorsi anche sì, poi. Sì, è proprio bello, divertente. Rebecca, ti piacciono questi? Sì, devo dire sì, chissà, magari dai, prima o poi anch'io mi cimento. Ma nei video facciamo bike. Vedere poco le salite, solo le discese. Le salite divertente. Erano lunghe, le salite. In Svizzera ci sono delle salite che sono toste, poi quelle larghe, le strade sterrate larghe erano più salite che discese quelle. Sì, non c'era, penso, quasi nessuna strada larga in discesa. La Swiss Epic è famosa per avere un format molto tecnico, perché il ciclista svizzero apprezza molto. Quindi non ne mettevano quasi mai.
beh, lì non c'era poi il problema comunque dell'affollamento della gente, perché in mezzo al verde. Sicuramente no. Ecco, Alessandro, adesso siamo quasi pronti. Visto con la mountain bike. Tu l'hai mai fatto mountain bike? Ma qualche volta. Qualche volta. Ti piace andare in giro? Sì, sì, mi piace parecchio. Vabbè, adesso quest'estate ho giocato un po' con la e-bike, perché ho fatto un video per la TOC. Mi sono divertito, vabbè, un'altra tipologia di bici, però comunque in discesa, vai in discesa. Sì, vai in discesa, mi piace, sì. Non è pazzo, quindi non avevo dubbi, sì, che poi ho acquisito un controllo tale con la BMX che quando salgo sulla mountain bike, che è ammortizzata, le ruote comunque da 20, da 26 o 27 adesso 29 anche. Addirittura è molto più facile, diciamo, tra virgolette, per me riuscire a esprimere un po' la guida, ecco. Ma tu hai sempre fatto con la BMX? Assolutamente. Sei nato con la BMX? A che età hai iniziato te? Allora, BMX, quando io ho avuto la fortuna di crescere negli anni 80, quindi la BMX mi fu regalata con E.T.? Più o meno. Con E.T. Poi è stato un po' difficile riuscire a trovare una BMX da freestyle in quell'epoca, perché comunque non c'era, era pre-internet ancora, ecco. E da, io direi, fino agli 90, ecco, ho cominciato un po' seriamente a dire ok, faccio BMX freestyle e non solo BMX, usarla come un oggetto qualunque, ecco, per andare a spasso. Bene, allora adesso siamo pronti per andare a vedere un tuo le tue immagini delle gare, quello che combini te. Va Sono bene? Curioso che andiamo a vedere. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.